Buongiorno a tutti, siamo oggi qui per la conferenza di Michela Rosso per Mantova Architettura che ha come oggetto satira architettura. Io mi chiamo Roberto Duglio, insegno storia dell'architettura a Mantova e dove tengo il mio corso e dove ho curato questo incontro insieme a Michela Rosso, che vi voglio presentare. Michela Rosso è una mia collega, una storica dell'architettura, insegna storia dell'architettura al Politecnico di Torino e si è occupata di molte cose, di storiografia dell'architettura, di architetti del XX secolo e nell'ultimo periodo si è concentrata molto sul tema della satira dell'architettura. Infatti lo vedremo, la conferenza muove, parte da una immagine che campeggia nella copertina di un libro che ha appena pubblicato che si chiama Laughing at Architecture. E che ha appunto un libro che lei ha curato insieme ad altri autori che ha per oggetto appunto la satira nell'architettura. Quindi non vedo se Michela è già con noi, penso di sì, volevo salutarla. Ciao. Ciao Roberto, buongiorno a tutti quelli che insomma, ci seguono. Benissimo. E a questo punto direi che andrei direttamente nel vivo del tuo lavoro. Inizierei questa, ripeto, questa conferenza, ma forse a un certo punto sarà anche un dialogo, perché mi inserirò anch'io e interloquirò con Michela su una serie di cose che hanno su cui ci siamo incontrati. Io non mi sono occupato in maniera sistematica come fattore di questo tema, ma spesso lavorando sull'architettura del XX secolo mi è capitato di imbattermi, diciamo, in esempi che sono così molto rientrano nel novero di questo argomento. Quindi cederei immediatamente la parola a Michela. Va bene, allora grazie della presentazione Roberto. Allora, intanto io vorrei per prima cosa, se me lo permette Roberto, rititolare il mio intervento, eliminando diciamo panarchicamente la parola satira, di cui comunque tratterò ovviamente in questo mio intervento, anche se non in modo esclusivo, sostituendolo con la parola ironia, diciamo che mi consente di abbracciare un più ampio diciamo, spettro di storie diciamo, di cui vorrei parlare. Quindi diciamo il nuovo titolo sarebbe Ironia, architettura e storie di una affinità elettiva. E questo diciamo ci introduce ad una precisazione preliminare, quasi obbligatoria, di tipo terminologico su tecniche che andrò ad utilizzare, poiché mi pare abbastanza ovvio, anche se bisognerebbe, cioè, diciamo, potremmo sottolinearlo, che ironia, humor, satira non sono ovviamente tutti la stessa cosa, si può fare dell'ironia in vari modi, secondo diversi registri, diverse tonalità. Quindi ironia può essere bonaria, può essere arguta, come in inglese si dice wit, in tedesco witz, no? Oppure amara, persino crudele. Nell'ironia è inclusa la beffa, lo scherno, la derisione. L'ironia si avvale poi di linguaggi, di rappresentazioni, la caricatura, la parodia, sono due mezzi, due, come dire, strumenti tipici dell'ironia, della satira in particolare. L'ironia utilizza tecniche come la dissimulazione, l'esagerazione, la distorsione. Quindi passerei, diciamo, a dire che in questa mia carrellata, che tratta un po' la storia dell'architettura e degli architetti della città contemporanea, d'età contemporanea, quindi un ambito cronologico abbastanza ampio, e che a tratti, come diceva Roberto, sarà intercalata dai suoi interventi e che è molto lontana, tra l'altro, dall'essere una carrellata sistematica, lo vedrete, e tantomeno completa, introdurrò una serie di episodi, diciamo, di questa coppia che abbiamo individuato tra ironia e architettura, che vedremo rispondono a diverse variegate, diciamo, declinazioni, accezioni, varianti di questo termine. Puoi andare avanti con la prima diapositiva. Ecco, in modo forse più, come dire, immediato, visto che prima Roberto ha introdotto brevemente questo testo che ho curato di recente, di introdurre questo tema, iniziare appunto da questo disegno
firmato da un celebre illustratore inglese, vissuto nella seconda metà del Settecento. Un disegno che vediamo sulla sinistra di questa slide, conservato in due versioni, una ad acquerello che vediamo qua e una a penna, in due luoghi molto importanti, diciamo, per gli studi di architettura, un'università di Yale, Center for the Study of British Art, Center for the British Art dell'Università di Yale, e l'altro la British Library. Un disegno che ha un titolo che già di per sé è interessante, perché si intitola The Exhibition Staircase, e che è un gioco di parole, un doppio senso, perché se vedete staircase non è scritto nel modo usuale, cioè non è lo spelling di staircase che vuol dire appunto scala, ma come vedete vengono utilizzate due parole, con trattino in mezzo. La prima parola è stare, il verbo, voce del verbo to stare, che significa appunto guardare, fissare con lo sguardo. Quindi c'è qualcosa che riguarda lo sguardo in questa immagine, al centro della quale abbiamo una scala che non immediatamente comprensibile, però ha una pianta ovale, ed è la scala di un edificio realmente esistito, realmente esistente ancora oggi, la scala della Somerset House, disegnata da William Chambers nella seconda metà del Settecento, e costruita sullo Strand di Londra. La Naval Stair venne chiamata, e poi ribattezzata come Nelson's Stair, poi diciamo danneggiata durante la Seconda Guerra Mondiale, ricostruita. Lo posso testimoniare, una scala molto bella, perché lo si può vedere anche nell'immagine a fianco, una scala molto fotogenica, però una scala anche difficile da diciamo così scalare. Questo lo dimostra il disegno stesso, che ritrae una folla di persone, in gran parte donne ma anche uomini, signore e signori, che rotolano giù per le scale, capitombolano, diciamo letteralmente, le une sulle altre, e nel loro inciampare, diciamo, rivelano fattezze fisiche non proprio perfette. Diciamo che questa immagine si presta, si è prestata, è stata studiata, si è pubblicato su questa immagine, diciamo, ha almeno due diverse letture, almeno due livelli di comicità si possono distinguere all'interno di questa immagine. L'uno è meno direttamente coinvolto con l'architettura, è quello riferito al costume dell'epoca, diciamo, si parla qua, si disegna a proposito di una folla in visita all'esposizione d'arte, pittura, scultura che si tenevano ai piani superiori di questo palazzo, la Royal Academy of Arts, che era ospitata nelle sale di questo palazzo. E il ridicolo qui sta appunto nel contrasto tra la perfezione, diciamo, presumibile, bello, ideale, diciamo, incarnato, identificato nelle opere d'arte classica che si ammiravano ai piani superiori, e la carnalità, la materialità, la fisicità, per niente ideale, direi piuttosto prosaica, dei visitatori. Quindi una sorta di spaccato della società londinese dell'epoca. Dall'altro però c'è anche un altro livello di lettura che a noi interessa di più, che è quello che riguarda direttamente il luogo, la scala, l'architettura. L'oggetto dell'ironia è proprio la scala stessa, un'opera grandiosa, ma un'opera anche molto complicata, ripida, vorticosa. Qui Chambers deve lavorare entro uno spazio, un'area piuttosto piccola, e quindi ci fa stare questa scala, che però ha delle lunghissime rampe, come vedete l'ultima rampa molto lunga, intercalate da pochi, forse troppo pochi pianerottoli. La scala viene aspramente criticata nelle immagini, nella stampa dell'epoca, l'inaugurazione dell'edificio. Ecco, in questo esempio abbiamo assistito ad uno humor che proviene, diciamo, da un ambito esterno all'architettura. Rowlandson non è un architetto, non è un illustratore, e inoltre un po' da storici, diciamo, siamo portati a credere, diciamo, che gli architetti non siano di per sé personaggi dotati di particolare senso di humor, soprattutto quando si parla di quello che fanno, quando descrivono il proprio lavoro. Tuttavia, e qua passiamo all'immagine successiva, a ben guardare alcune eccezioni paiono confermare la regola, ed è il caso di questo
famoso Enemo Alexandre Petitot, architetto, primo architetto del Ducato di Parma, in questa serie di 10 stampe intitolate Mascarade à la Grecque, molto famose, anche molto studiate, diciamo qua non stiamo scoprendo niente di particolarmente nuovo, però interessante, dedicata appunto al ministro, al primo ministro del Ducato, Léon Guillaume Dutilleux. Nelle prime due di queste immagini vediamo un giovane monaco, una giovane sacerdotessa vestiti alla moda greca, come recita la didascalia in francese. E poi alla destra vediamo l'autore di figura alla greca, se puoi passare all'immagine successiva, ovvero l'autoritratto dell'architetto, dove sta quindi qui l'ironia, diciamo. Beh, per chi abbia in mente un po' la storia dell'architettura, anche solo una conoscenza sommaria, magari i nostri studenti spero ce l'abbiano, della storia dell'architettura, è abbastanza chiaro che il riferimento qua è allo studio dell'architettura classica, dell'architettura greca. Siamo nella seconda metà del Settecento. Petitot si prende in giro, ma in particolare prende in giro l'antiquaria, diciamo, l'ossessione dell'epoca nei confronti dell'antico, della Grecia antica in particolare, un'ossessione, come si sa, alimentata dai viaggi, alimentata da una insaziabile curiosità di nobili europei che lasciano le loro case, le loro abitazioni, le loro città d'origine alla ricerca appunto delle sorgenti più autentiche della civiltà europea. Ma l'ironia di Petitot qui è abbastanza, come dire, compensata, se guardiamo bene questa immagine, temperata, diciamo, dalla rappresentazione più seria di quelli che poi sono gli strumenti del lavoro dell'architetto. Vediamo infatti l'architetto accanto ad un frammento di colonna classica, un grande libro appoggiato sulla colonna, un trattato, un righello, nell'atto di mostrare un disegno di architettura, e mentre in mano ha un compasso, quindi teoria, studio, rilievo, disegno accurato come solidi fondamenti del lavoro architettonico. Passiamo pure all'immagine successiva. Il tema è significativamente ripreso, anche se qui sembrerebbe che l'architettura non ci sia proprio, non compaia, in realtà compare, e come, soprattutto nel titolo, e poi vedremo come, appunto in questa famosa, anche questa stampa, diciamo, di William Hogarth, che architetto non era, ma pittore, incisore, autore d'opere satiriche. E siamo 10 anni prima di quella immagine che abbiamo visto prima di Petitot. Il titolo di questa stampa è lunghissimo, come vedete, The Five Orders of Periwigs, dove periwigs sono le parrucche, così come queste parrucche vennero indossate, così dice la didascalia, all'ultima incoronazione del re, insomma, Giorgio III, misurate architettonicamente, dal punto di vista architettonico. Beh, qui con accenti diversi da quelli di Petitot, Hogarth prende in giro, prende di mira lo zelo, diciamo, con cui alcuni autori inglesi, ma anche francesi in quegli anni, e qui Hogarth si riferisce esplicitamente a due autori molto noti, James Stewart e Nicholas Rivet, e altri, pensiamo in Francia a personaggi come Julien David Leroy, si dedicavano proprio in quegli anni anima e corpo a studiare, diciamo, a misurare con maniacale precisione ciò che rimaneva appunto dell'architettura greca, a riportare i risultati di queste loro indagini sul campo in voluminosi trattati. Quindi le antichità di Atene di Stuart e Rivet è il bersaglio esplicito di questa stampa, tra l'altro allora ancora in corso di pubblicazione quel trattato, ma il parallelo con la moda e con la moda delle parrucche in particolare, indossate durante l'incoronazione, la cerimonia per l'incoronazione di Giorgio III, parrucca a cui tra l'altro viene attribuito un ordine preciso, ad ogni parrucca viene appioppato un tipo di ordine, ribattezzato per l'occasione, sottolinea ovviamente che cosa? Sottolinea la futilità, diciamo la frivolezza
permanenza, la transitorietà, potremmo dire, di una pratica di questo tipo, che agli occhi di Hogarth, che non era architetto, diciamo, appariva largamente sopravvalutata. Andiamo avanti, ma per tornare ai modi spesso ironici, diciamo spesso, talvolta ironici, diciamo così, autoironici, con cui gli architetti hanno visto se stessi nel corso della storia, vi mostro, e siamo qua invece in pieno Ottocento, questo disegno di, una, di un architetto danese, William Dahlrup, prolifico architetto, forse non tanto conosciuto, ma molto importante, perché contribuì nel secondo Ottocento a forgiare gran parte del volto della capitale danese, Copenaghen, che qui è rappresentato al ritorno, diciamo, da due anni di viaggio studio all'estero. Un disegno che è accompagnato anche da una didascalia, dove l'architetto stesso ha a dire: ora ho soltanto bisogno di qualche cosa da cui iniziare, ho solo bisogno di qualche spunto, diciamo, da cui iniziare una volta tornato a casa. Sembra quasi, diciamo, l'allegoria dell'architetto eclettico per eccellenza, no? Dell'Ottocento, che attinge con crescente libertà di disinvoltura ad un repertorio di stili sempre più analizzati, studiati, conosciuti e sempre più ampio, combinando, manipolando, distorcendo a piacere questi stili. L'architetto quindi, con i suoi immaginari visuali, con la testa piena della miriade delle immagini che ha e dei monumenti che ha potuto visitare e conoscere durante il suo personale grand tour. Ecco, se pensiamo a questa accoppiata architettura romana, diciamo che gli anni, ne facciamo di nuovo un bel salto temporale, diciamo gli anni 70, la fine degli anni 70 del Novecento, del secolo scorso, possono definirsi quasi una sorta di periodo d'oro dell'ironia dell'ironia associata all'architettura. Andiamo nella immagine successiva e vediamo, questo è un esempio anche questo conosciutissimo, citiamo solo questo come esempio, ma forse più carino e più emblematico di questa fase della storia dell'architettura, perché Bob Venturi, con questa serie di case eclettiche pubblicata nel 1987, dove il citazionismo storicista in senso ironico, pop, diciamo quasi disneyano, è molto evidente. Però quindi dobbiamo dire che dagli anni 70 l'ironia diventa strumento consapevole, deliberato di lavoro per molti architetti, a volte più felice, a volte meno felice, ma non è solo lo strumento di lavoro per gli architetti, ma anche uno strumento di autopromozione. Vediamo l'immagine successiva, uno strumento di autocelebrazione. In questo caso abbiamo un Philip Johnson, vediamo qua, reso quasi indistinguibile, inestricabile dalla sua stessa opera, il suo edificio qua, PPG Industries a Pittsburgh, che è il segno tangibile, il segno definitivo in qualche modo del suo valore come architetto. Questo è un articolo pubblicato in un numero di agosto del 2003 di Vanity Fair, non a caso, dove vediamo appunto quegli altri quattro protagonisti dell'architettura contemporanea: Pei, Stern, gli altri insomma, Pelli e Philip Stark, tutti quanti abbigliati appunto con le loro con le loro stesse opere. Se però andiamo, vogliamo tracciare, diciamo, un'immaginaria storia a ritroso di questo tipo di pratica, I primi decenni del Novecento offrono alcuni spunti interessanti in questo senso. Andiamo nell'immagine successiva, dove vediamo l'architettura personificata, o meglio l'architetto architetturizzato, potremmo dire qua, al contempo bonariamente messo in caricatura, che lo ritroviamo negli anni 30, appunto, in questa che nacque come una vera e propria caricatura in tre dimensioni dell'inglese Edwin Lutyens, architetto che tra le altre cose è progettista di quel palazzo del viceré a Nuova Delhi che vediamo sulla sinistra. Questa busto caricatura, conservato all'archivio del Royal Institute of British Architects, venne fabbricato, ideato, fabbricato e affettuosamente donato
al maestro dai suoi apprendisti, dai suoi allievi di studio, e per molti anni è rimasto esposto, diciamo, all'ingresso dello studio londinese dell'architetto. Ma certamente l'immagine più pubblicata, andiamo a diapositiva la successiva, è più conosciuta in questo senso, forse la capostipite di tutta, anche se in realtà è praticamente contemporanea al busto di Lachens, è quella che ritrae questo gruppo di architetti newyorkesi travestiti con le fogge dei loro stessi grattacieli nel celebre ballo organizzato dalla Society of Beaux-Arts Architects, tenutosi nel gennaio del 1931 presso l'Hotel Astor di New York. Non stiamo qui a menzionarli tutti questi architetti, quello più evidente, anche abbastanza al centro, direi sì, al centro di questo gruppo, è William Van Allen, progettista appunto del famoso Chrysler Building. Come recitava tra l'altro la locandina dell'epoca, la pubblicità dell'epoca, si diceva in questa pubblicità per divulgare l'evento che al prezzo di $15 il visitatore avrebbe potuto assistere ad un'esilarante mostra d'arte, Hilarious Modern Art Exhibition, ed ammirare una quantità di cose che proprio la locandina definiva come modernistic, futuristic, cubistic, altruistic, mystic, architistic and feministic. E questo mi sembra che sia abbastanza ironico già di per sé. Forse qui Roberto sì, vuol dire qualcosa. Sì, sì, a parte anche l'ironia sulle definizioni, sugli ismi dell'architettura che mi sembrava già presente nella titolazione dell'evento. Volevo prendere le mosse da questa cosa e passare all'immagine successiva, che rientra in un caso diciamo simile di autorappresentazione, cioè non abbiamo aperto appunto con un'ironia, una satira. Chiaramente questi due termini non sono intercambiabili, ma spesso l'una può sconfinare nell'altra quando diventa più sapida, diciamo così, nel sottolineare alcuni elementi. E dicevo, all'inizio abbiamo visto delle immagini, quasi delle caricature di edifici fatte non da un architetto, ma che riguardavano l'architettura. Poi invece adesso abbiamo visto come gli architetti rappresentavano loro stessi, hanno rappresentato loro stessi in queste due, in queste varie occasioni, ne abbiamo qui citate solo due. Adesso arriviamo a un caso molto singolare, che è quello di Piero Portaluppi. Piero Portaluppi è stato un architetto milanese, è stato anche preside della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, e era un grande e appassionato disegnatore. Lui sì, davvero di satira, nel senso che il suo esordio è proprio ancora prima di essere noto come architetto, su una serie di periodici che erano il Babau, il Guerin Meschino, dove lui pubblicava delle vignette satiriche. E poi rappresentava anche se stesso attraverso lo strumento, in questo caso davvero della satira più che dell'ironia. E ripeto, è interessante come i due elementi sono sempre a uno stretto rapporto tra di loro. Chiaramente si rappresenta qua, nel primo caso, in una maniera completamente indipendente dall'architettura. Piero Portaluppi partecipa comunque non sul fronte, ma comunque ha compiti di coordinamento durante la prima guerra mondiale, e in una vignetta, la prima, se torna ancora, ironizza un po' sui pericoli, sul destino della guerra, in una maniera quindi anche con una certa amarezza su quello che era il destino di altri suoi coetanei che a quella guerra avevano partecipato, molti della quale non torneranno. Nell'altra immagine invece, che è precedente, del 1905, c'è un Portaluppi ancora diciamo così all'inizio della sua attività, ed è ossessionato Portaluppi da subito dai diagrammi sul tempo, l'attività che lui dedica alle singole materie e discipline, tanto da compilare una specie di statistica, e sulla copertina di questa statistica appunto campeggiava sempre una sua immagine, una sua autorappresentazione ironica. Vedete, nella mano tiene uno di questi grafici con queste statistiche, e anche il suo nome viene ironizzato, viene trasformato in Don Pedro Poeta Lopez, 1905.
Ed è poi curioso come l'architetto continui anche negli anni successivi a utilizzare sempre l'ironia e la satira come due strumenti non solo per rappresentare se stesso o essere ironico su alcune sue tensioni o attitudini, ma anche per rappresentare, per esempio, questa era una delle vignette pubblicate sui settimanali dell'epoca, i problemi della grande città. Le grandi città erano sempre più dense di traffico e quindi una cosa apparentemente banale come l'attraversamento di una strada diventava un'impresa. Ecco che Portaluppi immagina chiaramente provocatoriamente questa specie di dispositivo costituito da queste due carrucole con un nastro cosparso di colla forte, come si vede scritto appunto nella vignetta, con questi pizzardoni che incollano le persone a questa striscia per farle attraversare e quindi salvarle dal flusso automobilistico, e dall'altra parte chiaramente vengono fatte scendere con uno scivolo da questo dispositivo. Rappresenta anche se stesso, perché il signore con la tuba che vediamo nel primo piano è sempre lui, e quindi utilizza in questo senso l'arma, lo strumento dell'ironia per evidenziare un problema sulla quale chiaramente la discussione era già aperta anche in sedi istituzionali più propriamente disciplinari, ma che lui in qualche modo stigmatizza con la sua verve appunto ironica. Ma è interessante come a un certo punto ci siano anche dei suoi apparentemente progetti che sono in realtà e qui veramente sconfiniamo dall'ironia alla satira, perché diventa una satira su un certo tipo di progettazione urbanistica, di, come dire, definizioni di interi quartieri di città che vengono diciamo così schematizzati in unità volumetriche ripetibili tutte uguali. E allora Portaluppi sornione, senza dichiararlo esplicitamente, pubblica questo, e lo pubblica fra l'altro anche in una specie di suo un libro che illustra la sua attività, differenti, diciamo così, volumi nel corso degli anni 20 e 30. È curioso perché lui pubblica questo progetto e lo chiama un progetto di lottizzazione del quartiere alla Banuel, ma in realtà alla Banuel, letto al contrario, rivela l'è una balla, che in dialetto milanese vuol dire una palla, cioè una bugia. Quindi questo modo di fare architettura su cui sto ironizzando, sto portando la mia satira, in realtà non lo sto facendo davvero, è una menzogna con la quale io sto ironizzando su un'idea di città che non condivido, in cui non mi riconosco. E lo stesso dispositivo l'architetto lo utilizza in un altro famosissimo disegno che è molto è buffo, perché tutt'oggi questo disegno, che è del 1920, si chiama SKNE, e poi vedremo perché questo acronimo. Lui stesso lo pubblica sempre nei suoi lavori in una maniera molto reticente, appunto, ma spesso è stato poi pubblicato, ma anche in anni recenti lo si trova spesso anche nei blog di architettura, si dice: ah, Portaluppi aveva anticipato. In realtà aveva anticipato i temi della città del futuro, della nuova architettura, ma in realtà Portaluppi, esattamente come per alla Banuel, utilizza questo disegno, fra l'altro, che dà anche conto della sua grande perizia di disegnatore, in maniera ironica un monito rispetto a un certo tipo di idea di città da una parte, e dall'altra ironicamente riutilizza, come dire, reinterpreta in questo edificio in realtà uno dei più celebri monumenti barocchi, che è la Fontana dei Quattro Fiumi di Gian Lorenzo Bernini a Roma. Perché? Perché se voi vedete come è pensato, immaginato questo edificio, vedete che un grande grattacielo è sorretto
protetto da quattro grattacieli più piccoli, e quindi sotto al grattacielo principale abbiamo il vuoto, esattamente il meccanismo che doveva suscitare stupore con cui Bernini aveva sollevato l'obelisco su questi quattro scogli laterali che lasciavano quindi il vuoto sotto di esso. Ma in realtà, come vi dicevo, questo disegno di Porterupi non è affatto un progetto, e fa molto sorridere anche oggi vederlo, come vi dicevo prima, pubblicato spesso in blog o citato in discussioni come progetto di Piero Porterupi per la società SKNE. Non esisteva nessuna società SKNE, e questo nome, come ha sciolto recentemente uno studioso che si è occupato di Porterupi, che è Jeffrey Schnapp, in realtà è un acrostico, cioè un particolare gioco enigmistico. Porterupi era anche, si dedicava anche a questa attività. SKNE è da leggere come scappane, cioè da un luogo del genere tu devi fuggire. Non è il tipo di idea di città che sottende il mio ideale, soprattutto pensiamo a Portaluppi, che era nato e cresciuto a Milano, che era un attento cultore della storia della città, che aveva anche partecipato a un concorso per un piano regolatore, che quindi pensava a una città in cui le tracce, gli elementi della storia dovessero dialogare in una maniera opportuna e proporzionata con i nuovi interventi. Quindi questa idea metropolitana della città lo lasciava perplesso. In questo caso utilizzava l'arma dell'ironia, che veramente qui nuovamente sconfina nella satira, per opporre, diciamo così, una sua lettura, ma farlo in una maniera carsica, sorniona, dicevo prima, perché di fatto non lo dichiara, ma lo cela nella titolazione, nella stessa citazione che lui fa di Bernini in questo progetto. Vedete anche la sezione, perché poi lui pubblica anche le piante, le sezioni, certo in modalità schematica, che sottolineano l'artificio, esattamente come l'obelisco egiziano, che è sollevato appunto sul vuoto da questi quattro elementi laterali. Quindi quella di Portaluppi è una dimensione che utilizza la satira in senso autonomo, quando fa il disegnatore satirico, utilizza la satira di ironia per rappresentare se stesso, utilizza sempre la satira e l'ironia per dare conto di una sua visione critica rispetto a certi scenari urbani, e questa volta invece usa l'ironia più che la satira. Infatti i due elementi sono sempre molto, il confine molto, sempre molto labile, anche per illustrare dei progetti reali. Certo, progetti reali che a loro volta sono, anche se sono pensati per essere costruiti, sono molto ironici. Questo per esempio era il progetto in realtà realizzato per il Vag Ristoratore, cioè una sorta di rifugio ad alta quota. Porterupi immagina, visti anche gli ideali dell'architettura, il mito della macchina che Le Corbusier in quegli anni sta celebrando, per cui l'architettura perfetta è quella del transatlantico. Allora Porterupi, che sempre conosce, è abbastanza ironico verso queste teorizzazioni, dice: ok, perfetto, allora il vagone letto e il vagone ristorante sono già di per sé due meccanismi abitativi perfetti, quindi per questo rifugio ad alta quota basta trascinarli lì e metterli su pilotì, un altro dei, diciamo così, dei dogmi Le Corbusieriani, che lui giustifica anche per tenerli sollevati rispetto alla neve che d'inverno avrebbe, diciamo così, gli avrebbe fatti scomparire sotto il suo manto. Quindi in questo caso, per quanto ironico, un progetto reale che però lui rappresenta in maniera ironica. Infatti vediamo, alla fine vengono montati solo i due vagoni, ma vediamo un fotomontaggio in alto con una specie di edificio più classico, più storicista al centro, e una prima versione in cui il Vag Ristoratore sorgeva al passo di San Giacomo in Val Formazza, e quindi c'era questo quasi nei tratti postmoderno San Giacomo col suo bastone, su quale hanno innestati questi due volumi, ripeto, di un'architettura che però era reale, quindi la satira, anzi l'ironia, utilizzata in questo caso come uno strumento progettuale. E rimando, ripasso sì. La parola a Michela. Sì, dopo questo divertente inserto su Piero Portaluppi, ritorniamo quindi dove abbiamo visto appunto l'intrecciarsi di
ironia, autoironia, ironia sull'operato di altri architetti contemporanei, su quelle che erano, diciamo, le tendenze, i movimenti o diciamo, dell'epoca in cui Portaluppi vive. Questo è un esempio molto calzante, insomma, molto interessante. E vorrei ritornare, diciamo, a questo atteggiamento che molti architetti hanno avuto di rappresentare se stessi, e l'abbiamo visto prima con gli esempi del ballo del 1931, del busto di Lachens. Non so se è ispirato appunto dal ballo del 31, dal busto di Lachens, oppure da queste immagini di queste famose tele di Giuseppe Arcimboldo. Siamo alla fine del Cinquecento, l'ortolano, ortaggi in una ciotola, natura morta reversibile. Non so se è ispirato da queste cose, però se andiamo avanti, Roberto, vediamo come Louis Hellman, che è stato un architetto di formazione e anche lavorato per molti anni come architetto, che però dal 1963 si è dedicato soprattutto a disegnare vignette, cartoons e a collaborare stabilmente per la rivista settimanale AJ, Architects Journal, con una propria rubrica intitolata Hellman and Diary, che commenta ogni settimana, AJ in settimanale, commenta ogni settimana gli eventi più importanti, più al centro, diciamo, dell'attualità in termini di architettura. Ecco, questo Louis Hellman a un certo punto si è divertito a fare quello che avevano fatto già prima gli allievi di Lachens, i partecipanti, diciamo, a quel ballo del 1931 a New York. E vediamo qui queste sue Architette, una pubblicazione degli anni 90, dove lui ha una serie di immagini appunto di architetti i cui ritratti non sono altro che, diciamo, il montaggio di alcuni dettagli delle architetture più simboliche, più emblematiche degli stessi. E qua sfido, diciamo, i nostri quelli che ci stanno seguendo a riconoscerli, forse alcuni ce la fanno. Diciamo, il primo è Richard Mayer, poi c'è Erich Mendelssohn, Auguste Perret, Fangeri e Richard Buckminster Fuller. Se poi li confrontiamo tra l'altro con i volti di costoro, c'è anche una significativa somiglianza. Tanto ecco, gioca anche su architetto, sul ballantet, cioè ironico su Sì, Architette, ovviamente sono le teste, no? Le teste degli architetti. Sì, poi ho scritto, se vai avanti nelle didascalie si vedono i nomi di questi. Okay. Ecco, ma fin qui, diciamo, a parte forse un po' l'episodio di Portaluppi e quello di Hogarth, che sono più, come dire, pungenti, diciamo così, tutti gli altri sembra... in tutti gli altri sembra che questa coppia che abbiamo individuato tra ironia e architettura si possa in qualche modo catalogare, rubricare sotto l'insegna della frivolezza, della burla, del sorriso leggiadro, innocuo. Invece in realtà il tema ha risvolti anche più seri e persino impegnati socialmente, no? E quindi qui introduciamo finalmente la parola satira, che è stata in parte, come dire, evocata da Roberto prima, ma è rimasta fino adesso abbastanza sullo sfondo. Gli architetti e il loro operato, diciamo, quando visti da lontano, tanto normali non sembrano. Quando dico visti da lontano, mi riferisco agli occhi di tutte quelle figure, di quei soggetti che con l'architettura non hanno avuto molto a che fare, se non come semplici osservatori, commentatori o come utilizzatori, coloro che usano l'architettura, che la vivono, che vivono nei suoi spazi, dai giornalisti ai critici, dai sociologi ai disegnatori satirici, fino all'uomo comune, al cosiddetto uomo della strada. Ecco, attraverso lo sguardo, diciamo, non proprio benevolo di tutti costoro, che gli architetti, i loro prodotti sono stati spesso oggetto di critiche, talvolta fondate, talvolta serie fondate, talvolta addirittura
feroce pur nel loro tono ironico. Qual è stato, diciamo, l'oggetto ricorrente della critica? Temi che riguardano per esempio la modernità, la modernizzazione, l'innovazione nelle forme e nelle tecniche dell'architettura sono stati temi più consueti di queste critiche, dallo sprawl urbano, dalla dispersione, dall'espansione urbana incontrollata all'uso per esempio di alcuni materiali come l'acciaio e il vetro nell'architettura moderna, dai grattacieli alle grandi opere, diciamo, tutti questi hanno spesso scatenato reazioni ironiche, manifestazioni di ironia. E questo non dovrebbe stupire, in quanto diciamo che l'avvento della modernità ha spesso funzionato come una sorta di catalizzatore, diciamo, della satira. Processi di urbanizzazione accelerata, di innovazione, sono andati, come dire, a braccetto con l'emergere dello humor. Lo humor come strumento, da un lato, per esprimere un dissenso, ma anche come risorsa di adattamento e di assimilazione di una realtà in continuo e rapido, inarrestabile cambiamento. E quindi qui mi prendo un'altra libertà, oltre a quella che mi sono presa all'inizio di cambiare il titolo del mio intervento, di pescare, diciamo, nella storia dei secoli che hanno preceduto il nostro, cioè l'Otto e il Novecento, alcuni episodi abbastanza emblematici. Iniziamo col primo. Siamo nel 1824, questa è l'immagine disegnata da George Cruikshank, un prolifico disegnatore e illustratore satirico della guglia di una chiesa, la chiesa di All Souls a Langham Place, in fondo a Regent Street, nel cuore della capitale britannica, con l'architetto stesso John Nash infilzato a guisa di a mo' di spaventapasseri sul pinnacolo appunto di questo edificio, che veniva criticato proprio in quell'aspetto, nella guglia così strana, così inconsueta. Certamente si tratta qui di una polemica che investe l'aspetto, diciamo, la forma dell'architettura, ma che però oltrepassa la dimensione estetica per abbracciare in realtà una controversia politica, e cioè l'avversione nei confronti dell'opera e del suo architetto John Nash. Tra l'altro vediamo che la vignetta ha questo nome, National Taste, dove di nuovo si gioca sul doppio senso del nome dell'architetto e sul senso invece di un gusto nazionale non necessariamente condiviso da tutti. Ecco, l'avversione nei confronti dell'opera del suo architetto, che è una personalità, ricordiamolo, di assoluto spicco nella Londra dell'epoca, perché l'architetto del futuro Giorgio IV, cioè suo architetto di corte, potremmo dire, colui a cui era da tutta la progettazione di Regent Street, e anche che poi non è più quella che conosciamo oggi perché verrà ricostruita negli anni 30, ma soprattutto di Regent's Park, che invece possiamo ancora ammirare oggi. Ecco, questo architetto che viene in qualche modo qui usato come una sorta di capro espiatorio, in realtà di vittima sacrificale di una campagna che in realtà è una campagna politica contro il suo committente, contro il monarca. Quindi si prende a pretesto una questione estetica, una questione formale, per gettare in realtà fango, diciamo, su quelle che sono appunto questioni politiche di più ampio. Andiamo pure avanti. Questo, vabbè, era solo per ricordare la Regent's Park e Regent Street. Andiamo avanti. Ecco, è ancora George Cruikshank a commentare, poi in una brillante scena di qualche anno più tardi, l'espansione frenetica della capitale britannica, che nei primi decenni dell'Ottocento raggiunge proporzioni inedite. Questa è London Going Out of Town, o The March of Bricks and Mortar, cioè Londra che va fuori città, o la marcia dei mattoni e della malta. Una stampa del 1829, dove vediamo sulla sinistra ci sono dei veri e propri reggimenti, diciamo, di nuove strade che marciano senza pietà fuori dai confini della capitale, diretti verso la campagna, sotto il comando di un signore che sta
davanti a tutti, e che viene denominato Mr. Goth Brick Builder, il gota muratore. L'espansione urbana, quindi, che ritratta come una vera e propria invasione della campagna da parte di una serie di che personaggi, si tratta di una serie di attrezzi e materiali edilizi, no? Vediamo che questi personaggi che stanno dietro al comandante sono specie di soldati che hanno corpi a forma di camini, secchielli pieni di malta al posto di delle teste, picconi e pali al posto degli arti. Sullo sfondo poi possiamo vedere, anche se è abbastanza difficile, per lo sfondo a sinistra vediamo che c'è una cupola, la cupola di St. Paul, e poi a destra, un po' più a destra, vediamo che ci sono due torri, si vedono piuttosto male, ma ci sono le torri di Westminster Abbey. Ecco, queste incorniciano fila di tenements che vediamo nella parte sinistra, queste abitazioni popolari tutte uguali, tra l'altro ancora in fase di costruzione, che avanzano su delle ruote giganti. E poi abbiamo tutta la parte destra dell'immagine, che è la campagna, la campagna che reagisce, gli animali, le mucche, le pecore, le oche, gli uccelli che fuggono nel panico, e poi un fienile che urla, lì c'è una specie di fumetti di cosa per cui è scritto, adesso è piccolissimo, ma urla: "We are losing ground here", stiamo perdendo terreno, un albero disperato che invece dice "I must leave the fields", devo lasciare i campi. Ecco, questa è un'altra delle opere di Cruikshank, su sterminato inventario e repertorio di lavori. Andiamo all'immagine successiva, siamo sempre nell'Ottocento, un paio, quasi due decenni più tardi, la battaglia delle strade, questo pubblicato nella rivista Punch, Pugno, che inizia a essere pubblicata nel 1842, giornale satirico. Questa vignetta narra la lotta tra il largo e lo stretto, tra the broad and the narrow, tra il vecchio e il nuovo, direi, dove il vecchio mattone lascia il posto al moderno intonaco. Vediamo a sinistra delle donne, si riesce a riconoscere perché hanno una specie di cappellino, vedete, sopra i tetti di quelle case, delle donne abbigliate proprio come delle umili case medievali, e sulla destra, che si scontrano appunto sulla destra con un gruppo di arroganti, prepotenti uomini a cavallo che invece sono vestiti, travestiti da scintillanti edifici, nuovi edifici in stile georgiano. Passiamo all'immagine successiva e vediamo che ancora l'architettura al centro della satira sulle pagine di questa rivista Punch, ne abbiamo due qua, Railway Architecture e Street Architecture, che questi due cartoons ironizzano in modi diversi sul tema degli stili, dello stile d'architettura, del linguaggio architettonico, tema così centrale per tutto l'Ottocento, come sappiamo. Nel primo, quella a sinistra, lo stile. Gli stili sono visti come una sorta di viatico ad una libertà ormai diventata eccessiva, una libertà progettuale diventata eccessiva. Lungo i binari di una ferrovia, in una sola mezz'ora di viaggio in treno, si può fare il giro del mondo, si può immaginare di attraversare quasi il mondo intero. Qui la proliferazione di linguaggi, di stili è al massimo splendore, si spazia, diciamo, dall'arts and crafts inglese alle moschee turche, dallo chalet svizzero fino al neo-greco, al neo-rinascimento. Nel secondo cartoon, quello che vediamo sulla destra, street architecture, invece lo stile è al contrario sinonimo di monotonia, di ripetizione, di noia, alle quali si può ovviare, si può rimediare travestendo le facciate come degli attori in una scena di teatro, in una pantomima. Ecco, quindi un altro tema interessante al centro, la monotonia ancora al centro di un cartoon dell'immagine successiva, come vediamo. Siamo però all'inizio del Novecento, espansione suburbana delle città, di nuovo al centro di questo cartoon, appunto, dove si propone di dotare l'architettura di un suo diritto d'autore, copyright,
E qua c'è un architetto a sinistra, l'architetto delle ville cosiddette Pomona, che si rivolge all'architetto delle ville La Burnham e gli urla: ehi farabutto, stai violando il mio diritto d'autore. Diciamo un altro divertente episodio. Ecco, accanto a questi temi c'è sicuramente il tema dell'innovazione, come ho detto all'inizio, l'innovazione della forma dell'architettura scatena reazioni che tendono ad associare, lo vediamo nella diapositiva successiva, ad associare il nuovo in architettura a oggetti banali, quotidiani, ordinari, utilitari. Ed è il caso di Casa Milà, la Pedrera, il capolavoro di Gaudì, costruito tra 1906 e 1912, ritratto qui in una vignetta pubblicata in un settimanale satirico catalano intitolato La Barcellona futura, il vero destino di Casa Milà, dove Casa Milà è ritratto come un garage, addirittura un garage per dirigibili, il garage, una struttura utilitaria, una struttura banale, come dire, ordinaria, quotidiana. La stessa sorte, questa associazione tra nuova architettura e banale quotidiano, tocca abbastanza simile, tocca ad un'altra architettura moderna, andiamo avanti, famosissima, la Loos Haus sulla Michaelerplatz di Vienna, di Adolf Loos, che come sapete questo è un altro delle vignette forse più note in architettura, con questa didascalia dove si dice che dopo un lungo e faticoso pellegrinaggio l'architetto ha finalmente trovato quello che cercava, cioè un tombino straordinariamente somigliante alla celebre casa. Come vedete anche il titolo della vignetta, Loos von den Architektur, di nuovo il gioco di parole, dove Loos von vuol dire via da, richiama ovviamente anche l'autore di questo edificio, Adolf Loos. Quindi il tombino, il massimo della trivialità, della banalità, diciamo. Tombino aperto, cioè l'apertura del tombino sembra la casa con lo spazio. Esatto, tombino aperto, sì, tombino aperto dove c'è la parte, il basamento, poi sì. Nella successiva vediamo che poi l'innovazione di nuovo è diciamo l'architettura con le sue forme inedite, e questo è il caso appunto notissimo della Guggenheim, appunto, è oggetto di sorrisi, diciamo, più che di una vera e propria satira in queste due vignette, tra le tante pubblicate sul Guggenheim di New York, nelle pagine del New Yorker. Quindi l'architettura, siamo qua probabilmente nel 59, immediatamente dopo l'inaugurazione di questo edificio. Ecco, al centro dell'ironia di molti disegnatori, soprattutto all'inizio del Novecento, negli anni 20, negli anni 30, soprattutto negli anni 30, stanno, come vediamo nelle successive immagini, alcuni, chiamiamoli dogmi tipici dell'architettura moderna, la trasparenza è uno di questi, la permeabilità tra interno ed esterno, l'uso del vetro appunto nelle in costruzione, nell'architettura, questo è evidentemente molto chiaro in questa vignetta di Alan Dunn, che fu un altro di quelli che disegnò tantissimo sull'architettura, pubblicò tantissime vignette sulla rivista settimanale di New Yorker. Negli anni 30 in Inghilterra c'è poi tutto un filone di pubblicazioni, se andiamo avanti, che mettono alla berlina un po' tutti quelli che sono i dogmi appunto dell'architettura moderna, i temi chiave, no? Il tetto piano, i balconi, il tetto piano, l'inutile tetto terrazzo esportato, inutile, di cui si capisce ben poco il significato, soprattutto se esportato nei climi umidi, freddi, nel nord Europa, in Inghilterra in particolare, che suggerisce ad un brillante illustratore inglese, di cui non ho riportato qua il nome perché me lo sono dimenticato, ma ve lo dico a voce, William Heath Robinson, in questo suo libro intitolato How to Live in a Flat, come vivere in un appartamento, uscito a Londra nel 1936, ecco qui
questi tetti e questi balconi suggeriscono a questo autore usi alternativi, evidentemente, che sono anche particolarmente carini. Ecco, questo libro che esce nel 1936, Come vivere in un appartamento, un dramma per gli inglesi abituati appunto a vivere invece in case detached o semi-detached, o se non nelle vere e proprie ville o dei castelli. Ecco, sempre nello stesso libro appaiono poi altre immagini ancora più carine, lo vediamo nell'immagine successiva, l'astrazione, diciamo il linguaggio astratto dell'arredamento moderno, dell'arte moderna, ispira, come scrive la didascalia di questa immagine, un intrattenimento, divertimento infinito per gli ospiti, per i vostri ospiti, può come dire fornire divertimento infinito, come in questa immagine. E poi andiamo in quella successiva, dove al centro dell'ironia stanno i famosi mobili in tubolare metallico. Non è certamente questo l'unico caso in cui si prende di mira questo oggetto, diciamo, questo tipo di oggetti della modernità. Vediamo qua una famiglia, anzi due coppie di personaggi vestiti in abiti eduardiani, potremmo dire, che guardano con fare sbigottito questo misterioso tavolo con sedie, tra l'altro tutte quante in un solo mono volume, in qualche maniera, no? Ecco, tra l'altro volevo semplicemente dire 1936, lo ricordo così a titolo di reminder, diciamo così, è l'anno in cui viene pubblicato anche il libro famosissimo per la costruzione e la propagazione del mito dell'architettura moderna, il libro che Nikolaus Pevsner, storico di origine tedesca ma trapiantato in Inghilterra negli anni 30, scrive a proposito del movimento moderno, Modern Movement from William Morris to Walter Gropius, è uscito proprio in quello stesso 1936, che vede invece una serie di espressioni ironiche proprio sull'architettura moderna, sul movimento moderno, tentativi, diciamo, di demistificare il moderno. Questo tentativo di demistificare il moderno non è solo proprio di William S. Robinson, ma di altri autori inglesi degli stessi anni. Se andiamo nelle diapositive successive, vediamo ad esempio questo signore Osbert Lancaster, non architetto, non si formò come architetto, ma con l'architettura ha molto a che fare. Lui aveva studiato storia all'Università di Oxford e pubblica anche lui, a partire dal 1936-1938, una serie di vignette che poi verranno raccolte in almeno tre libri sull'architettura, e questa, diciamo, è una delle sue tante vignette sull'architettura moderna, la tipica 20th century functional, dove vediamo appunto sul tetto terrazza due signori, una signora e una signora. La signora è molto riconoscibile, una sorta di caricatura di Le Corbusier. Vediamo anche la trasparenza, il vetro che ci consente di vedere al di là il soggiorno, e poi vediamo i mobili in tubolare metallico, ma vediamo soprattutto la pensilina di Groviera, che richiama ovviamente le origini svizzere dell'architetto, su cui si fa ironia. Insieme a, e vediamo poi nelle pagine successive, nelle slide successive, le copertine di queste raccolte di cartoons di Osbert Lancaster, una figura molto interessante, su cui ha scritto anche nel libro che ho curato un bellissimo articolo Alan Powers, e poi nelle successive anche Home Sweet Home's a Pillar to Post. Ecco, insieme a Bechebahn sicuramente ci sono altri protagonisti di questa tendenza a demistificare e alleggerire, diciamo, il messaggio dell'architettura moderna di quegli anni. Nel libro successivo, il libro che si intitola Ghastly Good Taste, vediamo la diapositiva successiva, The Depressing Story of the Rise and Fall of English Architecture, che di per sé è già un titolo piuttosto ironico, perché
Ghastly Good è un ossimoro, si potrebbe dire, vuol dire terribile buon gusto in questo caso, o la storia deprimente, secondo John Betjeman, che anche, non era anche lui un architetto di formazione, la storia deprimente della ascesa e della caduta dell'architettura inglese. Ecco, questo John Betjeman, prolifico autore di saggi sull'architettura dal punto di vista del dilettante, scrive questo saggio sull'architettura inglese, saggio che ha un'unica illustrazione. Questa illustrazione sta alla fine del saggio, non è disegnata da Betjeman, ma da un amico che si chiama Peter Fleetwood Esket, invece un architetto. Questa illustrazione è una illustrazione pieghevole, lunga più di un metro. In questa slide c'è solo l'estremità finale, diciamo l'ultimo pezzo di questa illustrazione pieghevole, e questa illustrazione pieghevole è intitolata appunto, come vediamo, The Street of Taste, o la marcia dell'architettura inglese, dell'arte inglese lungo i secoli, lungo l'età della storia, e questa immagine ci presenta, diciamo, lo sviluppo dell'architettura inglese dall'epoca Tudor fino al 1933, l'anno prima della pubblicazione di questo libro, attraverso una galleria, diciamo, di caricature, di facciate di architettura. Scopo di Betjeman, come di Fleetwood Esket, come di Osbert Lancaster, di tutti i loro amici, diciamo, era evidentemente in quegli anni, gli anni 30, quello di rendere l'architettura un soggetto, un argomento più divertente, più appetibile, più comunicabile, in qualche modo mantenendosi in bilico sul filo, diciamo così, con esemplare eleganza, sul filo del confine che separa l'ironia dalla polemica, in qualche maniera. C'è una piacevole dimensione visuale di tutti questi materiali, qui si accompagna, diciamo, una prospettiva umoristica che mantiene sempre un tono piuttosto leggiadro, distaccato, privo di aggressività, di veemenza o di qualsiasi tipo di sarcasmo. Ecco, tutte queste espressioni che abbiamo visto veicolano, diciamo, un ventaglio di sentimenti e di reazioni che vanno dal disgusto estetico più o meno velato, alla lamentela, alla protesta sull'inefficienza funzionale, ma sono anche in alcuni casi tentativi di, come dire, appropriarsi dell'innovazione, della novità, in questo caso architettonica, da cui si è in qualche modo affascinati e spaventati al contempo, usando quindi lo stratagemma dell'ironia, quasi, insomma, si tentasse di addomesticare la novità attraverso l'ironia. E che in alcuni casi la protesta sull'edificio eccentrico, di cattivo gusto, addirittura brutto, è solo, come abbiamo visto nel caso della caricatura su John Nash e la sua chiesa, è solo, come dire, la punta dell'iceberg di tutta una critica più profonda, cioè l'argomentazione, come dire, più spendibile, più facilmente comprensibile e comunicabile di una polemica che investa, diciamo, interessi politici, sociali più ampi. E veniamo quindi al caso italiano che ho studiato, infatti il caso del Selvaggio, qua diciamo non c'è molta leggiadria nel Selvaggio, il tono è decisamente più pungente, diciamo così, più amaro anche in alcuni casi, in questa rivista di critica letteraria e artistica, non è una rivista di architettura, nata in ambito toscano nel 1924, nel luglio del 24, e pubblicata fino a 5 settimane prima l'arresto di Mussolini nel 1943. Di una rivista che cronologicamente copre l'intero arco quasi l'intero arco del ventennio fascista. Ecco, in questa rivista alcuni contributi di due autori principalmente, Nino Maccari, toscano, pittore, incisore, scrittore, e Leo Longanesi, d'origine ravennate, diciamo giornalista, scrittore, editore, disegnatore, ci rivelano come cosiddetto dibattito sull'architettura e sulla città negli anni del fascismo conosca, diciamo, una sua dimensione visuale, persino artistica, dotata, diciamo, di un suo proprio valore a sé stante di tipo artistico. Questi documenti che mostrerò
e talvolta associato a una prospettiva appunto ironica, però decisamente satirica, direi, questa volta, dai toni, come dicevo prima, quasi aspri, sarcastici, aggressivi. Il Selvaggio è, come dicevo all'inizio, una rivista di fronda, una rivista tra l'altro su cui pubblica anche Carlo Mollini a un certo punto a puntate il suo romanzo L'amante del Duca. Mollino, che è amico di Maccari, corrispondente, Mollino disegna anche una villa a Forte dei Marmi per Maccari. Il Selvaggio è un caso ampiamente studiato dagli storici dell'arte, perché essendo una rivista di critica d'arte o critica letteraria, vi pubblicano lavori di artisti figurativi quali Carrano, Morandi, Lega, Soffici, De Pisis, Rosai, eccetera. È una rivista con periodicità irregolare, pubblicata con pochi soldi, con pochi fondi, diciamo pochi fogli, che dà voce, come dire, a una dissidenza interna al fascismo. Una rivista ambiguamente sospesa tra critica da un lato e fedeltà al regime, ma comunque tollerata dal regime. Ecco, il bersaglio favorito della rivista è costituito dalla pomposità, dalla pretenziosità dell'ufficialità fascista, no? Della retorica ufficiale fascista. Maccari attacca con toni da invettiva quello che considera l'establishment fascista, identificato con istituzioni ufficiali e figure di gerarchi più in vista, coloro che servono il fascismo e il regime in ogni occasione. Ma anche l'architettura è al centro delle polemiche del Selvaggio. L'architettura, in quanto una delle arti predilette dal regime, è al centro dell'interesse di Maccari e Longanesi. Longanesi e Maccari delineano quindi una sorta di contributo critico in queste pagine, che si costruisce immediatamente a ridosso delle tutte le principali eventi di architettura, di storia dell'architettura, dell'urbanistica di questi anni, dal 26 al 43, cioè a partire dalle esposizioni di architettura, pensiamo alle esposizioni del prima e seconda del movimento di architettura razionale, ai concorsi di progettazione per città come Roma, Torino, Firenze, il Palazzo del Littorio, fino alle principali realizzazioni di opere pubbliche. Ecco, un contributo, quello di Maccari e Longanesi, che risuona, che trova risonanze puntuali anche nella letteratura specialistica, nelle pagine di Casabella, suscitando risposte di Pier Maria Bardi, di Persico e di Pagano. Ma quali sono i temi, diciamo, di queste critiche? Ora, la rivista è a favore di uno stile, di un linguaggio nel campo dell'arte, nel campo dell'architettura, che è contrario all'internazionalismo tipico dell'avanguardia, un linguaggio antiurbano, antiindustrialista, ambisce piuttosto a valorizzare l'anima contadina dell'Italia di provincia. Nella rivista trovano per esempio spazio riferimenti alla letteratura popolare, quella letteratura di stampe, di annuari, di calendari, di lunari che Maccari e Longanesi collezionano, di quali sono appassionati collezionisti. Un amore per esempio per la letteratura popolare, per le filastrocche, un amore anche per i paesaggi, l'iconografia rurale, i paesaggi toscani di colline, cipressi e case coloniche, che sono al centro delle opere d'arte, dei disegni, delle opere grafiche ospitate dalla rivista. Il Selvaggio in architettura è contrario sia ai razionalisti, tra virgolette, usando sempre tra virgolette questo termine, così come a Piacentini, no? Figura assolutamente di spicco in quegli anni. Selvaggio è portavoce di un movimento che si chiama Strapaese. In quanto portavoce di questo movimento ambisce, diciamo, a recuperare la continuità con una tradizione dell'arte e dell'architettura italiana ricercata anche nel secolo precedente, nell'Ottocento, proprio quell'Ottocento che viene vituperato, verso cui le avanguardie, il moderno, esprime totale dissenso.
Vediamo la prima di queste quattro vignette che vorrei presentare. Andiamo pure nell'immagine successiva. Queste sono soltanto una copertina dove, ecco, aspetta, prima commento un attimo questo. Entrambe le piacentine al centro di queste due immagini. Una piacentini con, vedete, delle case personificate, c'è un piccone, le case che sono dotate di un piccone, il piccone demolitore, no? Tipico degli sventramenti di quegli anni. E poi a destra le questioni spinose si riferiscono alla demolizione della Spina dei Borghi e la costruzione quindi della via della conciliazione a Roma. Ma nelle immagini successive, nelle quali vorrei entrare un po' più nel merito di quello che magari i longanesi pensano sull'architettura, diciamo più che sull'architettura, sui protagonisti dei grandi lavori, delle grandi opere che in quegli anni anche il regime sta promuovendo. Questa è una filastrocca pubblicata da Maccari in un momento preciso della rivista, che siamo nel febbraio del 1931, in cui la redazione della rivista viene trasferita a Torino. In quel momento Maccari è diventato redattore del quotidiano La Stampa e quindi trasferisce anche la propria redazione del Selvaggio a Torino, dove rimane per tutto l'anno, tutto il 1931. Una volta arrivato a Torino, Maccari non può, come dire, sottrarsi al coinvolgimento diretto nelle questioni più attuali che in quel momento a Torino si discutevano. Una di queste questioni è proprio la ricostruzione della via più importante di Torino, la Via Roma. La Via Roma, che viene ricostruita in due fasi, qua in questa filastrocca ci si riferisce alla seconda fase della ricostruzione della Via Roma. Quello che vediamo a sinistra è un ritratto di Marcello Piacentini, quello che vediamo a destra invece è il testo di questa simpatica filastrocca, che possiamo anche leggere se vogliamo, in cui si dice di un Piacentini gran flagello sta punzando un Machiavello. Sì, che fremono nella bara i relitti di Juvara, vedete, viene tirato in ballo un altro architetto che a Torino ha avuto un grande ruolo, ma il famelico architetto a Torino vuol dare assetto e già volge su Via Roma l'aspra brama e l'ugna indoma, l'ugna e l'unghia, a Torino vuol dare assetto, appunto, la sparbrama e l'ugna indoma, e vuol prendere qua di sdoro per le corna il vecchio toro e sciupar col sol toccarlo il di dietro del San Carlo. Te ritorna sui tuoi passi, gran maestro dei compassi, che già basta a far del mal l'architetto razionale. Allora qua, per chi conosce un po' Torino e la storia della ricostruzione di Roma, sappiamo appunto che c'è tutta la questione della ricostruzione del secondo tratto, cioè quello che va dalla piazza San Carlo fino a piazza Carlo Felice, la Porta Nuova. E qua il grosso problema è quello del trattamento, diciamo, di quella strettoia che si viene a formare una volta superata piazza San Carlo, a causa della presenza di due chiese, la chiesa di Santa Cristina e la chiesa di San Carlo. Il grosso problema da risolvere è proprio quello, collegare quella strettoia con la necessità di allargare la via nella parte successiva, e quindi qua questo problema viene poi alla fine, come sappiamo, affidato, la testa del toro si potrebbe dire così, affidato a Marcello Piacentini, che viene chiamato da Roma a coordinare il progetto di ricostruzione secondo tratto, ma a disegnare anche la piazza che sta dietro le due chiese, e alla quale verrà poi dato il nome nella fine della guerra di piazza Cellen. Ecco, questa consulenza affidata a Piacentini per la seconda ricostruzione, per la ricostruzione secondo tratto, e quindi il suo ruolo di regista, diciamo, e mediatore svolto in quell'occasione, è al centro dell'ironia di Maccari. L'analogia con lo Juvarra, adesso non voglio, la richiamo semplicemente perché Juvarra, e poi non l'ho detto, se ritorno un attimo sull'immagine precedente, Roberto, ecco, vediamo che Piacentini lì c'è anche, ma Piacentini è vestito in abiti settecenteschi, proprio per… è la divisa dell'Accademia d'Italia. Sì, però poi vediamo che l'acconciatura…
e anche poi vediamo le, non lo so, i pantaloni qua non ci sono, mi sembra. Diciamo che è la divisa dell'Accademia d'Italia, sì, che è quella di sinistra. Di sinistra, però sicuramente c'è anche un'analogia con nell'acconciatura, nel modo di presentarsi a cavallo di un diavolo con le ali, no? Non sappiamo bene perché, ma comunque certamente abbiamo qui l'analogia con lo Iuvara che viene richiamata anche nel testo. Ma perché lo Iuvara? Iuvara come Piacentini, accademico di San Luca, che da Roma arriva, giunge a Torino per diventare architetto di corte, quando Torino diventa la capitale di un nuovo regno dopo il Trattato di Utrecht, no? Uno Iuvarra, di origine messinese, ma ormai con molti anni di lavoro a Roma, venuto da Roma per dare ordine ad una situazione invece torinese, così come Piacentini, quindi una analogia assolutamente calzante. Andiamo avanti nella successiva immagine, solo un mese dopo questa filastrocca, c'è questa volta di nuovo Piacentini al centro appunto di questa immagine, dove c'è questa cometa infausta, no? Una cometa infausta che incombe su una città, una folla di uomini e donne che osservano questa stella, cometa, alcune persone guardano il cielo, altre fuggono spaventate, poi c'è, come vedete, delle case che sembrano cadere su se stesse, una torre che sta quasi per venir giù, quindi in poche parole l'idea che Piacentini è fondamentalmente una calamità, cioè questa equazione tra architettura, chiamiamola moderna, perché Maccari che sia razionalista, che sia l'architettura di Marcello Piacentini non fa molta differenza, ecco questa equazione tra architettura moderna, tra trasformazione, sventramenti, quelli che venivano attuati in quegli anni, e rovina e esplicita, no? Ma una particolare attenzione lo merita il segno, lo stile, segno grafico di questa illustrazione, che è chiaramente derivato da quella tradizione di illustrazioni popolari, a cui mi riferivo prima, ai calendari, ai lunari, ai fogli volanti che Maccari raccoglieva e che erano stampati da una serie di tipografie toscane intorno alla fine dell'Ottocento, dagli anni 60 dell'Ottocento fino alla fine del secolo. Vediamo l'immagine successiva del 15 giugno 1931, ecco che qui di nuovo siamo sempre a Torino e di nuovo si ritorna a questa vicenda, il periodico ritorna sulla vicenda della ricostruzione della Via Roma, lo fa con questa illustrazione che viene presentata come, dice la didascalia, l'opera di un anonimo incisore destinata ad illustrare una canzonetta popolare di vent'anni fa. Di nuovo un significativo recupero della tradizione della stampa illustrata ottocentesca, ma soprattutto l'indicazione di una sorta di terza via nella ricostruzione della via Roma, preferibile alle altre due. Una è quella di Piacentini di cui abbiamo appena accennato, l'altra è quella dei giovani razionalisti del movimento all'architettura razionale italiano, il MIAR, no? Che nel 1931 avevano pubblicato appunto sulle pagine di Casabella le immagini, scusate che mi è andata via la voce, non so come mai, le immagini alternative vado a bermi un bicchiere d'acqua e ritorno. Forse posso prendere a questo punto, per consentirti di bere un bicchiere d'acqua, anche perché penso che la successiva, posso riallacciarmi se vuoi a quello che stavi dicendo, cioè le polemiche del selvaggio, in cui la via, diciamo, la soluzione preferibile non era quella avanguardista, non era la soluzione piacentiniana, quindi che tentava una sorta di mediazione tra le istanze
dell'avanguardia e un linguaggio comunque memore di una certa classicità, ma era proprio una ricostruzione a mo' di quinta ottocentesca. In realtà questo atteggiamento che qui troviamo praticato appunto, come spiegava Michela, da Maccari, da Longanesi nel Selvaggio, in realtà era abbastanza condiviso in una grande fetta di opinione pubblica, tanto che per esempio, scusami Michela, sono nel frattempo passato un altro caso coagula, diciamo, attorno al dissenso per un concorso. Primo un incarico che era quello relativo alla stazione di Santa Maria Novella, che era stato dato a Angelo Mazzoni, che avrebbe costruito un edificio appunto sicuramente modernista sul sedime della stazione dell'area che era già stata predisposta alle spalle della chiesa di Santa Maria Novella, e che subito era stato attaccato dall'opinione pubblica fiorentina perché è considerato troppo modernista, troppo distante, diciamo, dall'immagine dell'architettura della città. E in questo è esattamente quello che dicevi tu prima, cioè anche per la stampa satirica fiorentina in questo momento non c'è una grande differenza tra l'architettura di Piacentini, l'architettura di Mazzoni, piuttosto che l'architettura di Michelucci del gruppo Toscano, quindi un'architettura comunque più avanguardista, più radicale, perché entrambe sono comunque considerate troppo moderne per rapportarsi con la città. E quindi viene appunto il progetto di Mazzoni viene bloccato. In realtà viene indetto un concorso che però è vinto da Michelucci con un progetto ancora, Michelucci e Gruppo Toscano, con un progetto ancora più avanguardista di quello di Mazzoni. A questo punto si scatena la polemica ancora più aperta. E su un'altra rivista satirica che si chiamava Il Brivido, non così nota e non così, diciamo così, acuta nelle sue, diciamo così, polemiche come quella del Selvaggio, però viene messa alla berlina sostanzialmente la nuova stazione, e vengono pubblicate una serie di vignette, queste sì, satiriche, sul nuovo edificio, di cui una delle più note è questa. Vedete, si chiama Non sappiamo chi l'ha disegnata, viene pubblicata sul Brivido nel 1933, Il mistero della gran cassa. Il sottotitolo recita: Generosa cortesia a chi sa dir cosa sia questa bella fotografia. E poi si vede una grande cassa e degli astanti che commentano, dicono: è arrivato questo collo, questo pacco, chissà cosa ci sarà dentro. In realtà l'ironia è dovuta al fatto che questo pacco non è, in realtà rappresenta la stazione così come l'aveva concepita Michelucci, che per il sentir comune, il gusto comune dell'epoca, era considerato una specie di cassa da imballo di qualcosa che si auspicava dovesse essere contenuto all'interno. Invece no, quella era la stazione. Quindi una polemica che scolora, che sconfina sicuramente nella satira, e che, come abbiamo visto prima, cioè in altre occasioni, dà voce sostanzialmente a un dissenso rispetto a un'architettura considerata troppo d'avanguardia per rapportarsi con la città, con l'uso comune, col gusto soprattutto in quel momento, evidentemente, della maggior parte della popolazione, perché in realtà spesso queste polemiche cavalcavano uno scontento che non era elitario, cioè che era abbastanza diffuso. Sempre sul Brivido, un'altra vignetta che, no, che vede una serie di architetti, appunto, come nacque l'idea: gli architetti, cioè Michelucci e il gruppo Toscano, che guardano una cascatella sul corso dell'Arno, dice: sul Lungarno, passando, sei architetti della Pescaia videro gli effetti e dissero: che bella ispirazione, per Bacco ci facciamo una stazione. Ironizzando chiaramente sulla cascata di vetro, così viene comunemente definita nel gergo così più comune, la
la particolare soluzione con questa vetrata che da zenitale diventa poi un elemento che caratterizza l'avancorpo della stazione di Santa Maria Novella di Michelucci. Quindi questo esattamente come nel Selvaggio, seppure con una meno conclamata notorietà, la satira diventa un elemento di contestazione di una tendenza. Ripeto, vengono accomunati sotto questa visione sia le architetture di Piacentini che quelle di Mazzoni che quelle dei giovani avanguardisti, perché tutte si discostano da quel forse gusto conservatore che era anche quello che misuravamo forse un po' di anni prima nella pubblicistica, nella stampa e nell'opinione comune inglese. Volevo in realtà poi chiudere nuovamente da dove siamo, da un punto in cui siamo transitati già durante il nostro cammino, nuovamente Portaluppi, nuovamente l'uso della satira, dell'ironia, sempre qui il confine non è così chiaro, nuovamente in una occasione progettuale che in realtà non aveva nessuna vocazione ad arrivare a un progetto costruito, ma era però un'occasione, un progettuale ufficiale, cioè in occasione dell'ultima delle biennali, ormai triennali monzese del 1930, una serie di architetti presentano dei progetti per ville che vengono pubblicate poi in un volume che accompagna la mostra, nel momento in cui già i giovani architetti del MIR avevano spesso proposto delle soluzioni urbane che si chiamavano, non so, penso a Figini Pollini, la casa a ville sovrapposte. Allora Portaluppi ironizza su questa casa per 8 coppie che in realtà è costituita da un piano che si ripete per 8 volte che vediamo in questa specie di elemento turriforme e poi una specie di soggiorno comune costituito da quell'avancorpo modernista che sporge sorretto da questa specie di pilastro che ha anche però un traliccio per una linea elettrica che fa somigliare la casa anche a una sorta di centrale idroelettrica. Quindi anche l'ironia su probabilmente i progetti di Sant'Elia che in quel momento erano visti dai giovani avanguardisti come l'elemento iniziale, almeno in Italia, di una nuova architettura. Quindi un'ironia che però diventa strumento progettuale e è curioso perché è un progetto che alla fine, anche se provocatorio, anche se appunto ironico, forse anche satirico rispetto a certe tendenze che Piacentini, scusatemi un lapsus significativo, che Portaluppi è in grado di cogliere, che non disapprova ma che non pratica e che guarda quindi con una sorta di sorriso talvolta ironico, talvolta satirico, e quindi questo progetto che in sé è probabilmente una presa di distanza ironica rispetto a certe posizioni ma che arriva però a costituirsi come un elemento comunque progettuale. Poi ritornando anche cioè questa curiosa pianta che è anche vagamente fallica, che è la pianta, diciamo così, di questo soggiorno a sbalzo sulla vallata, l'edificio era pensato in Val Formazza, che, ripeto, ironizza con una serie di modalità progettuali tipiche delle giovani avanguardie, ma allo stesso tempo è assolutamente coerente dal punto di vista progettuale. Poi Piero Portaluppi chiude la sua carrellata con questa vista degli interni, quindi della parte finale di questo soggiorno, dove ritorna evidente, palese la sua mano di caricaturista, di sofisticato, anzi caricaturista, in questo lungo soggiorno vetrato, quindi nuovamente questa idea dell'architettura trasparente, dell'architettura, come dicevi tu prima Michela, che si vedeva in alcune vignette precedenti, che un po' irride al fatto che una scatola di vetro possa davvero diventare, avere le stesse caratteristiche di comfort e visibilità di un edificio, e che qui invece Portaluppi, su cui Portaluppi ironizza anche su questa presenza dei giardini di vetro, della
parete serra, diciamo, con le poltrone, la gabbia del canarino, eccetera. Quindi nuovamente si ritorna a un discorso per Portaluppi nel quale la dimensione ironica e satirica è un modo, sì, di, non dico dissenso perché non lo è, ma di considerazione ironica, magari su tendenze che non gli appartenevano, ma allo stesso tempo diventa un elemento ancora di progetto. E forse in questo Portaluppi è stato così amato e riscoperto in un momento che coincide poi con il cosiddetto, sempre tra virgolette, utilizziamo queste definizioni, postmodernismo, in cui tramite appunto una certa sguardo ironico si recuperavano una serie di immaginari che non investivano più solo l'evocazione disegnata, ma che diventavano poi un elemento progettuale vero e proprio, in alcuni casi gestito in una maniera lieve e in altri, come dire, in maniera, diciamo così, meno lieve. Si ritorna forse a quell'immagine di Bob Venturi che ci avevi fatto vedere tu all'inizio, con tutte le, diciamo così, varie possibilità di declinare questa la finestra, il portale, e senza dimenticarci che poi nella la famosa strada nuovissima di Paolo Portoghesi alla Biennale di Venezia esattamente fece questo attuò questo processo, non più appunto con gli strumenti del disegno, ma trasformandolo in un elemento progettato, realizzato. Penso che forse questa nostra carrellata sia stata esaustiva di una serie di posizioni e di modi con il quale l'ironia, come tu hai appunto sottolineato, ribattezzando così la lezione, o la satira, qual era l'elemento iniziale, ma diciamo così la differenza c'è, cioè, ma la nostra titolazione comprendeva questa possibilità di guardare con un sentimento più benevolo che quello dell'ironia e uno più pungente che quello della satira, un fenomeno analogo. Direi appunto che forse abbiamo esplorato tutte le declinazioni che queste categorie potevano avere nei confronti dell'architettura, e fino anche a trasformare la satira in un elemento progettuale. Sorprende sempre, però, e forse una cosa su cui volevo poi chiederti una chiusa finale, il fatto che comunque in altre epoche questa modalità di dibattito anche sull'architettura coinvolgesse un pubblico molto ampio e che si avvalesse appunto di strumenti di critica, come appunto quello della satira, dell'ironia, eccetera, che non investivano solo l'architettura, ma tutte le altre questioni, diciamo così, di dibattito, e che forse negli anni più vicini a noi si siano invece completamente specializzati, diciamo così, i settori del dibattito, e che quindi è difficile oggi, cioè non penso che oggi esista una ironia, una satira disegnata sull'architettura, o se c'è è molto liminare rispetto a quella più ampia. Non so cosa pensi tu, Michela. Vabbè, sì, sicuramente sì. Gli esempi che abbiamo mostrato, che ho mostrato io, molti di essi provengono proprio da ambienti non professionali, no? Fuori dal campo dell'architettura. Capire quanto impatto, diciamo, quale impatto questo tipo di commenti o di pubblicazioni abbiano avuto, diciamo, nell'opinione pubblica non è semplicissimo, no? Quanto del sentimento pubblico queste manifestazioni potevano farsi interprete non è così facile stabilire, certo, però sicuramente è come se ci fosse un discorso parallelo, no? Soprattutto negli anni 30 in Inghilterra, di una certa comunità di sempre un'elite comunque di intellettuali che in qualche maniera a fianco di quelle che sono le manifestazioni più conosciute della cultura architettonica più aggiornata, più chiamiamola d'avanguardia, anche se è un po'
eccessivi, forse usare questo termine, ha una propria opinione, una propria visione delle cose, e cerca invece di rendere il tutto più appetibile anche rispetto ad un pubblico più ampio, più allargato, usando linguaggi appunto divertenti come quelli che abbiamo visto. Riguardo al presente, non lo so, cioè io non l'ho citato perché è un esempio stranoto, ma il famoso Fuffas di Maurizio Costa è una forse delle gag più divertenti che abbia mai, a cui abbia mai assistito negli ultimi, cioè voglio dire, anche perché il nostro mondo lo conosciamo abbastanza bene, quindi questa presa in giro di alcune idiosincrasia, alcuni difetti, diciamo alcune debolezze dell'architetto contemporaneo, il suo parlarsi addosso, il carattere arcano, diciamo, di alcune sue affermazioni, sicuramente lì credo che Crozza abbia avuto dei consulenti estremamente ben preparati per costruire questo personaggio così bene, no? Sì, probabilmente. Poi non lo so, poi per esempio mi viene in mente un episodio citatissimo che tutti noi conosciamo, non è recentissimo, è una decina d'anni fa, un episodio dei Simpson, no? In cui c'è la, non l'ho mostrato in questa, perché come dici tu, abbiamo fatto una carrellata molto ampia che ha abbracciato tante versioni, tante declinazioni, ma si potrebbe continuare per parecchie ore, ovviamente non abbiamo la possibilità, ma questo episodio degli Simpson in cui fondamentalmente si prende in giro l'atto creativo dell'architetto Frangheri, che in quel momento arriva a casa, riceve una bolletta, mi sembra che vada così, insomma, una lettera, la posta, la apre la posta, guarda, questo non mi interessa, la cartoccia, la butta per strada, e di colpo gli viene l'idea della Los Angeles Opera House, quindi del Guggenheim di Bilbao. Se ci pensi, è lo stesso meccanismo della vignetta satirica della stazione di Santa Maria Novella, con gli architetti che guardano la cascatella e pensano… Sì, cioè l'ispirazione casuale, fortuita, sì, arbitraria in qualche maniera, no? Sì. Cioè. No, beh, direi che forse gli esempi di oggi così ci sollecitano anche a capire che sempre uno sguardo più ampio, anche sia dal punto di vista dello sguardo allo storico, ma anche dell'architetto, su quali sono i canali con cui la satira, l'ironia hanno trattato le cose, può essere molto significativa e può anche diventare un elemento di, diciamo così, sensata oggi, sensato in dibattito su alcune questioni che magari non meritano delle polemiche più ampie, come dire, strutturate, che forse a volte solo con una vignetta potrebbero essere affrontate. E anche come di fatto l'ironia può, senza diventare didascalica, può rientrare anche nei materiali della consapevolezza, sicuramente la consapevolezza dello storico nel prendere in considerazione questi elementi, e anche forse del progettista nel, come dire, mi verrebbe a dire non prendersi troppo sul serio, ma non intendevo questo, intendevo nel capire che quella dell'architettura è comunque una professione, come tale va incontro a una serie di considerazioni che possono passare negli strumenti col quale vengono recepite anche con la satira, che forse sarebbe bello anche oggi avere una satira di quella qualità, ecco, cosa che tutti ci auspichiamo. Va bene, direi che il nostro intervento è stato, ringrazio Michela per essere stata ospite a Mantova Architettura, e spero che ci sia modo anche in futuro di ritornare su questi temi, perché non sono, possono essere affrontati in una maniera lieve, ma portano in realtà ci portano in un dibattito che è assolutamente
radicato in una maniera molto precisa e molto anche colta nel dibattito della storia dell'architettura. Grazie Michela e ringrazio tutti per... Grazie a te Roberto, grazie a quelli che ci hanno seguito, hanno avuto pazienza di seguire. A presto e a presto. Grazie a tutti. Ciao. Arrivederci.